Amici cari, cosa succede quando caos e destino si fondono insieme? Nasce a caos. Prima cosa, un mazzo di carte, completamente, tanto esaminabilissimo, mescolato. Ma anche questo, tutte carte regolari, mescolato all'infinito. Nessun ordine al mondo. Spero che sia convincente. Ok? Ancora una volta. Tutto dal destino, deve essere il caso. Non deve essere nessun trucco, fondamentalmente. Io credo che si vede che le carte sono tutte completamente mescolate. Ragazzi, realmente un mazzo mescolatissimo, ok? Un numero tra 52, 13, bel numero, porta fortuna. Qui possiamo anche tagliare. Ora, insieme, lo spettatore sceglierà una carta che vuole, libera, mette il dito proprio dove vuole. Sceglie, nessuna forzatura. Questa sarà la carta, libera. Cosa vuol dire? Che andandola a vedere, un 10 di cuori. Poteva scegliere qualsiasi carta e qualsiasi carta. 10 di cuori. Se la tredicesima, 10 di cuori, dal caos, dal destino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e la tredicesima. È 10 di cuori. Spero vi sia piaciuto a caos, la fusione tra il caos e il destino. E perché no? Ci sarà forse anche un giorno la spiegazione. Ciao!